dopo Torino non avevo una bacheca dove raccogliere, diciamo, tutte le medaglie o onorificenze. E dopo queste due medaglie conquistate, ho veramente dovuto fare questa vetrina anche per raccogliere tutto assieme ai campionati italiani, medaglie olimpiche, medaglie mondiali e onorificenze. È stata una grande soddisfazione anche questa, riuscire in questa impresa. Questi 2 ore mi hanno dato veramente tanto nella mia vita e devo veramente ringraziare. Sono stato fortunato come atleta a raggiungere un sogno che alla fine, il sogno qual è? Quello di ogni atleta, raggiungere un oro olimpico. E quindi veramente un grande grazie, insomma, a tutti quelli che mi hanno aiutato e soprattutto a Rita che è qui e alla mia famiglia. La carriera di Giorgio Di Centa è proseguita dopo quell'impresa di Torino anche con altri titoli e altre gare a livello internazionale e mondiale, ma l'atleta carnico dove ha trovato la forza per poter andare avanti e per poter confermarsi a certi livelli? Dopo le Olimpiadi di Torino mi sono sempre detto, parlando anche con la squadra, con gli allenatori, se i risultati continuano a venire in questi anni con un certo livello, perché devo smettere? Alla fine mi piace ancora fare l'atleta, questo stile di vita è proprio fatto per me, ma devono venire certi target di risultati. Così è stato, anno dopo anno. Mi è dispiaciuto magari a Vancouver, sono stato portabandiera per l'Italia, non ho avuto risultati, però è stata una grandissima soddisfazione fare quelle Olimpiadi. Praticamente mi ha ripagato dal dopo Torino ancora portare questa bandiera e rappresentare l'Italia. E poi sono riuscito ad arrivare ancora all'Olimpiade dopo, che è Sochi, ma sempre perché i risultati erano buoni e di alto livello. Peccato a Sochi. Avrei voluto dimostrare ancora qualcosa nella 50 km, arrivare nei primi 5 sarebbe stato alla mia portata e l'ha dimostrato un quasi mio coetaneo di un anno di meno che è arrivato quinto, quindi si poteva fare, però in tanti anni ho avuto anche problemi, insomma, con la schiena e a Torino ho dovuto abbandonare, scusate, a Sochi ho dovuto abbandonare appunto per la schiena perché mi ha ceduto. Ma veramente è stato anno dopo anno, valeva la pena continuare. Adesso però ho cercato di darmi un punto di arrivo e penso che questa sia l'ultima stagione ad alto livello. L'Olimpiade di Vancouver, dove è stato portabandiera, l'Olimpiade di Sochi. A tal proposito, nell'Olimpiade di Sochi, al termine, è suscitata qualche polemica dovuta al fatto che probabilmente si potevano raggiungere ulteriori traguardi e ulteriori risultati importanti. Noi eravamo coscienti della difficoltà, però era un risultato alla nostra portata. Diciamo dalla terza posizione alla sesta posizione noi dovevamo esserci. Dispiace perché, ripeto, un terzo posto era la portata. Alle Olimpiadi avevamo una Norvegia molto in crisi, difficile da incontrare negli anni una Norvegia così. Però quando tutti i quattro elementi danno il massimo, non si può recriminare niente. Pensate che io veramente ho dato, penso, le ultime forze che avevo in quell'Olimpiade di Sochi, perché poi mi si è bloccata la schiena e ho dovuto operarmi. Quindi pensate che sforzi e che grande sacrificio, percorrere la staffetta olimpica e rappresentare l'Italia. Alle Olimpiadi di Vancouver è arrivato addirittura ottavo, aveva 36 anni e per molti era ormai finito, altro che finito perché Giorgio Di Centa ha proseguito, ha continuato ad allenarsi, ha continuato ad entusiasmare, ha continuato ad essere la guida per molti
specialisti che hanno tentato di intraprendere questa tremenda disciplina sportiva ed è arrivato al 2014, all'inizio di questo anno, alle Olimpiadi in Russia, a Sochi, dove nonostante non si fosse presentato alla manifestazione nelle migliori condizioni fisiche, era tormentato da un'ernia discale, è riuscito a portare la staffetta italiana al quinto posto, un risultato importante che dimostra la longevità sportiva di questo straordinario campione. Si dice che dietro un grande uomo ci sia sempre una grande donna e naturalmente Giorgio Dicenta con sua moglie Rita hanno costruito un percorso importante. La figura femminile di Rita è stata fondamentale nella carriera di un grande campione come Dicenta. C'è stato il matrimonio che ha segnato la sua vita perché ha trovato una moglie, Rita, che gli ha dato ulteriori impulsi per fare sempre meglio e nel 97 ha ottenuto il primo podio in una corsa internazionale in Giappone a Cuba. Insomma, Dicenta ormai era diventato atleta di valenza internazionale, uno dei migliori specialisti italiani di una scuola che aveva già dato elementi come Maurizio De Zolt, Albarello, Vanzetta e Fauner. Softly they float, where do they go? Purple snowflakes cover the ground without a sound. Gentle snowflakes fall from the sky before your eyes. White brighten the night. Such a feeling. They seem to say that our love is here to stay. Sì, il matrimonio è stato molto importante nella mia carriera perché in questi sport per raggiungere il massimo livello si ha bisogno di serenità, di consapevolezza di avere le cose a posto sia nella famiglia sia emotivamente. Mi sono sposato e da lì anche ho cominciato ad avere anche consapevolezza avendo appunto realizzato un'altra parte che volevo fare nella mia vita, cioè quello di creare una famiglia. E quindi molto importante. Poi negli anni Rita sicuramente mi ha aiutato anche dal punto di vista, chiamiamolo energetico, ma nella cucina, nel lasciarmi riposare. Ha cercato sempre di mettermi nelle migliori condizioni per fare l'atleta e raggiungere i massimi risultati. A 42 anni non si è fermato Giorgio Dicenta, continua ancora nell'attività agonistica, ma qualcuno vocifera che questo potrebbe essere l'ultimo anno di questo grande campione. Io penso che sia l'ultimo anno perché comunque al di là e anche che faccia una stagione tra virgolette buona o strepitosa, però adesso come adesso mi pesa tanto allenarmi, gli allenamenti e le metodologie di allenamento sono sempre più intensive e sempre più stressanti per il corpo, per il telaio, perché come cuore e polmoni sono ancora molto buoni, però il telaio insomma ha 42 anni e stenta a resistere a questi carichi di lavoro. Ma magari non smetterò del tutto, ma vorrei fare un livello inferiore di gare, quelle che ho sempre desiderato, quelle che si partono diciamo con la gente normale che fa sci di fondo, nelle gran fondo, e magari lasciando appunto la squadra nazionale e restando sempre al centro sportivo Carabinieri facendo questo tipo di gare, vengono chiamate distanze lunghe. Per fare un esempio, la Marcia Longa, la Vasa Loppet e poi le varie gare di gran fondo che ci sono nel nord Italia. Ecco.
Giorgio Dicenta più volte ha meritato di chiudere con questa carriera che gli ha dato grosse soddisfazioni, ma io non ci credo, probabilmente continuerà e sarà ancora uno dei migliori, se non il migliore specialista italiano nello sci di fondo. Si dice che non ci sia ricambio per quanto riguarda lo sci di fondo a livello agonistico, è così o effettivamente c'è ancora qualcuno che può regalare soddisfazioni nello sport italiano in questa categoria, in questa disciplina? Sì, è vero che diciamo che lo sci di fondo sta passando dei momenti un po' difficili e pochi risultati per tanti motivi. Uno, perché mancano al momento dei campioni che riescono a sostituire, diciamo, come noi, vecchi campioni, ma anche perché ci sono meno ragazze rispetto a una volta che fanno sci di fondo, quindi c'è un minore, si riesce a pescare poco dagli sci club come qualità di ragazzi, meno ce ne sono, è più difficile trovare quello che ha un talento, quello che potrebbe diventare un campione. E poi non è da sottovalutare, ma comunque la federazione sta passando dei periodi molto difficili economicamente e questo sicuramente non aiuta, perché negli sport di fatica è anche giusto riconoscere anche un contributo economico, spesso dà un grande stimolo. Al momento la nostra federazione, più che metterci a disposizione gli allenatori e diciamo i raduni e le spese viaggio, non riesce a darci di più assolutamente, e quindi è solo durante le Olimpiadi che c'è un'occasione tramite il CONI di avere questo grande riscontro economico, che comunque dà veramente una mano alle volte, perché ripeto, il sport di fatica è giusto riconoscere anche un contributo economico. Sin da ragazzino io ho seguito con particolare interesse lo sci di fondo. Ricordo negli anni 50 che c'erano grandi specialisti italiani, Federico e Giulio De Florian, Pompeo Fattor, Stella e soprattutto all'inizio degli anni 60 Marcello De Dorigo. Quindi gli specialisti italiani mi hanno avvicinato, anche se io non gareggiavo, questa disciplina sportiva, e ricordo anche il dramma di Marcello De Dorigo, che è stato l'unico, 1963, a battere i formidabili atleti della Scandinavia. Marcello De Dorigo era in ritiro nel 1964 proprio in Svezia, quando un giorno per fare allenamento assieme a due compagni di squadra si trovò in un bosco. Era infredolito, c'erano 11-12 gradi sotto zero, ma era infredolito non perché non fosse abituato alle temperature così rigide, ma perché era vestito, tra virgolette, in modo leggero. Per cui disse ai suoi compagni: io me ne torno in albergo a prendere guanti più pesanti, una cuffia di lana più pesante e anche degli scarponi più adatti. Non tornò in albergo, perché nel frattempo ci fu la nebbia, ci fu una tormenta, lui vagò, girò per questo bosco per ben 22 ore, quando riuscì, non si sa come, a ritornare nei pressi dell'albergo, era semi-incosciente, fu subito aiutato da una guida alpina e dovette subito essere ricoverato in ospedale per poi rientrare in Italia, dove gli furono amputate ben 6 dita dei piedi perché subì un congelamento, e lì in pratica questo
campione, questo giovane campione, dovette subito abbandonare l'attività. Poi io ricordo nel 1968 la prima medaglia d'oro di Franco Nonnes a Grenoble, ma vorrei soprattutto ricordare 20 anni dopo Maurilio De Zolt, un grandissimo campione, come Vanzetta, come Fauner, come Albarello, e poi arriviamo a Giorgio Di Centa, l'ultimo campione a vincere una medaglia d'oro, anzi ne ha vinte due, alle Olimpiadi, per la precisione alle Olimpiadi di Torino, dove si aggiudicò anche la medaglia d'argento. Auguriamoci che qualche ragazzo abbia quel qualcosa in più, che venga più presto, che emerga e che dia uno svolto di nuovo allo sci di fondo, speriamo. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.